Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana. Come avete passato le palme? Io, noi bene, già abbiamo pranzato con mio suocero e i miei genitori
E poi abbiamo fatto un giro dai cinesini. Vi faccio vedere quelle due o tre cose che ho comprato. Allora, per me mi sono comprata questo gilet. È un rosa antico perché non avevo il gilet. E a volte anche per, cioè, quando esci tardi, col giubbino fa caldo, ho detto, devo trovarmi il gilet. Poi uno fucsia l'ho comprato. È chiaro perché lei ce l'aveva piccolino, quindi ho dovuto comprarglielo nuovo e gliel'ho comprato così, fucsia. 8 anni, se non sbaglio. Aspetta che ma non mi ricordo più. Sì, 8 anni, vabbè che con i cinesi non è che puoi andare di regola. Ne ha 5 quasi. Anna invece si è comprata il giacchettino quello di jeans. Poi ho trovato questa qua che mi ci va sotto il termosifone per il momento, perché di quella in silicone non ne ho trovato. Ho comprato questa qua e faccio con questa. Poi l'ultima cosa, vabbè, i pilottini tutti colorati, che ce ne stanno 100. E poi ho comprato sto coso qua, un rotolo che poi si ritaglia. Che lo voglio mettere sia sotto qualche mensola che ne so, ci può essere un qualcosa che sporca di più, e poi a ritagliarlo in maniera quadrata da mettere anche nel frigo. Vediamo un po' se, per evitare che si sporchi di più, diciamo, anche volendo non lo so se sulle griglie, ma vediamo. E niente, sbrigo i piccoli che tra un po' poi. Ma sto sciroppo quando ci metto a fare festa. Li sbrigo che poi devono andare a scuola e noi ci aggiorniamo dopo. Buongiorno, buon martedì. Allora, prima di questo video sicuramente vedrete l'home tour, avrete visto l'home tour, però abbiamo fatto quello spostamento che avevamo detto di fare, quindi mo vi giro la fotocamera, vi faccio vedere il mio nuovo salotto, il mio nuovo soggiorno, come lo vogliamo chiamare. Vi faccio vedere i cambiamenti che abbiamo fatto. Allora, giro e vi faccio vedere. Ed ecco qui, entrando nel soggiorno, ho cambiato anche il centrino, quello della cucina l'ho messo qui e in cucina ho messo quell'altro perché comunque è bello colorato, quindi ci sta. E ta-da! Vedete che meraviglia? Adesso si può dire che è un salotto. Io ho lasciato solo quei libri con i quaderni con i colori, perché giustamente qua sul tavolo si mettono e colorano. E i giochi, adesso vi faccio vedere dove li abbiamo messi. Li abbiamo sistemati tutti qua. Vedete? Sistemati qua. Le cose che erano qua le abbiamo messe nella panca e via, almeno loro è tutto più ordinato. Se hanno uno studio possono giocare qui. Dove sono? Eccola qua. Diciamo che se le studia si possono prendere qualcosa e portarla di là. Poi le macchinine con il dinosauro se le ha messe qua sul comodino. Però se non studia, cioè, possono giocare in camera, però almeno il salotto è salotto. Uno entra e è tutta un'altra cosa così, se no lì tutta quell'ammasso di bambole, di macchinine, costruzioni, mamma mia, cioè io sì, la mattina mettevo in ordine quando pulivo, però sempre una vista disordinata c'era, perché comunque per quanto uno li possa mettere ordinati, sempre i giochini lì sono e sempre disordine fanno, anche se sono tutti belli posizionati, ordinati, però sempre disordine fanno. Quindi sono contentissima che ieri pomeriggio con Anna ci siamo messe, però non ho registrato perché buste, bustine, bustoni, non è una cosa, non sapevo nemmeno dove posizionare il treppiedi, quindi non ho registrato nulla. Però contentissime, soddisfatte entrambe di questo lavoretto che abbiamo fatto. Mo' è ora quasi di pranzo, il tempo oggi è brutto, ieri c'era il sole, oggi piove. E sì, ma perché abbiamo comprato i gilet, capito? Abbiamo comprato i gilet per affrontare le belle stagioni e piove. E
E niente, ma mi metto a preparare qualcosa da mangiare. Vediamo di fare una carbonara oggi. Ma vediamo. E niente, un bacio. Niente, questo video lo concludo qui perché penso che sia anche un buon punto, quindi ho voluto lasciare questo spazietto per aggiornarvi su questi cambiamenti. E come sempre, se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, mettete like e commentate. Vi auguro una buona giornata e un bacio. Ciao!